Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, storia di Yu-Gi-Oh! Arc V. Lo scorso video si è concluso con il duello che ha dato il via al torneo ed era la sfida tra Zuzu e Giulia. Mentre oggi abbiamo a quanto pare Yuya contro Shingo, il pendolo oscilla in due direzioni, perché Shingo sappiamo che voleva le carte pendulum ma non le aveva e ha detto: ah, presto inizieremo la produzione anche noi della Lio e poi avremo anche noi le carte pendulum. E dato che il pendolo oscilla in due direzioni, mi sa che davvero ha preso le carte pendulum anche lui. Vediamo cosa ci riservano i duelli di oggi. Bene, seconda giornata, altro duello. Yuya Sakaki e Shingo Sawatari, presentatevi al campo centrale. Yuya, mi hai sconfitto e mi hai mancato di rispetto, ma te la farò pagare. Se pensi che le carte pendulum ti salveranno, ti sbagli di grosso. E quindi anche tu delle carte pendulum? Sì, l'ho predetto praticamente, era normale. Il pendolo oscilla in due direzioni, è ovvio che anche lui ha le carte pendulum. Oh no, carta viene sconfitta da forbici. Certo, però la carta in realtà non viene sconfitta, viene solo fatta in più pezzi, quindi il numero batte il numero maggiore batte il numero minore. Forse no. Allora, aiuto di rimpiazzo artista amico. Va, metto coperta, già posso immaginare quello che fa. Ho una polymer in mano. Ho una polymer. Un altro rimpiazzo artista amico. Va, sì, divise. Metto artista amico qua, pesce spada coperto. E finito. Perché vorrei provare a fondere il drago. Wow, cavoli. D ed S. Oh, evocazione pendulum. Paura. Chi evoca? No però. Ci provo, non ha effetto. Perché quando mi attacca... Sì. Vai. Uso l'effetto ora sì, amico mio. Scorpione in difesa, no? Tanto. Ah, con quella può attaccare direttamente? Cioè, questa attacca diretto questa. Questa carta può attaccare direttamente, sì. Va bene, ci sta. Ah, il rospino. Gioco artista amico, pesce spada coperto. E gioco coperta anche un altro artista amico di rimpiazzo. Vai, finisco. Potevo evocare, sì, artista amico e attaccare. A parte che c'ha zero d'attacco, ma potevo attaccare tipo questa, no? Scambiando attacco e difesa. Sì, ma se gli cambio posizione cambia anche attacco e difesa, quindi... sti cavoli. Oh, chi evoca la bestione di prima? Potrebbe evocarlo, ecco, vedi? Infatti. Maio Senju. No, in questo momento no, non attivo nient'altro. Che cos'è? Mischialo al deck. Ok, va bene, mi fa mischiare nel deck. È un po' una presa per in giro. No, attacco diretto deve essere. Allora, provo a fare una cosa. Faccio la fusione. Tra Drago Pendulum, no, nient'altro in catena, mi sbaglio di continuo. Tra il Drago Pendulum e il Mago Miratempo, 1 e 2. Perché ho una cosa in mente da fare. Volevo evocare l'altro drago, veramente, però non avendo altri draghi in mano, evoco Artista Amico, qui. Sì, ha 0 di attacco, ma tant'è. Vabbè, questa coperta ci può stare. E ora, durante la Battle Phase, giusto? Perfetto, quindi io ora... Attacco, sì, attivo l'effetto della carta rospo, scambio attacco e difesa del mio. No, non serve attivare l'effetto. Ah, quella viene distrutta, però viene messa in difesa questa perché? Ah, ancora devo impararmi bene gli effetti, io leggo a metà, leggo, non lo so perché. I pendulum mi stanno un po' annoia, mi stanno venendo già. Vabbè, sbrigati. Ok, attacca diretto. Attivo l'effetto ovviamente di 1 e anche di 2. Eccola qua.
perfetto, quindi due artista amico. Vediamo un po' chi evoco. La frusta. L'attacco, tanto l'attacco si annulla. E questa non me l'ha attivata. Io, boh. Dunque, percussion hill lo metto nella zona pendulum. Aspetta, con calma. Attivo l'effetto di artista amico serpente frusta e l'attivo qui. Sì, in effetti non l'ha fatto. Qua diceva che gli annullava l'effetto, ma me l'ha fatto usare senza motivo. Va bene, non ha avuto effetto. E allora attacco questa. No. Oddio, potrei attivare l'attacco. Mi prendo un bonus di attacco, ma... Boh, è strano sto duello, non ci sto capendo nulla. Già che i pendulum non li capisco, figuratevi con questi, mo. Yosen Jukama. No, aspetta. So che è nella main phase, però vabbè. Sì. Mi prendo un boost di attacco. E attivo l'effetto della carta, così non mi viene distrutto. No, che metto altri effetti a catena, fermati. Ma non dovrebbe venire distrutto, c'è la carta. Ah, ma è continua. Chi ti chiama allora in campo? L'elefante 2600. Boia. E chi è? Mamma mia, 2600. Sì, vabbè, però. Ma dai! Ma perché? Quanti effetti c'ha? Vabbè, evoco l'asino, tanto a sto punto, peggio di così. Sì, attivo l'effetto. Serpentello. Ah, ma è serpentello, ora c'ha l'effetto. Posso attivare l'effetto del serpentello ora. Questa. Viene distrutta. No. No. No, chi è? Cos'è? Sì, attacca. Può essere distrutto in battaglia? Ho capito. Va bene, fino alla fine del turno. Quindi ora è zero. So come fare. So come fare per distruggerla. Buono così, buono così. Allora, fammi capire bene però l'effetto della carta. Dunque, vediamo se ho capito bene. Io attacco. Oddio, sì, potevo attivare l'effetto di artista di gorilla, però voglio capire, voglio provare a fare una cosa. E se ora attacco? Attivo l'effetto di artista amico, che mi boosta l'attacco. Ah, e viene distrutta. Ok, ha preso quella e non mi piace. Ok, potevo gestirmela meglio, effettivamente. Ma volevo capire bene come funzionava. Ah, la mette lì. Quindi farà un'evocazione sgravata. Eccola là. Chi evoca un mostro con 14.000 di attacco, tanto per cambiare? Ma facci tanto. No, mi fa tornare. Che palle. Nel deck poi addirittura. Oddio santissimo. Sì, attivo l'effetto, vai. Ma mi becco l'elefante qui. Dai. Niente. Ah. Ah, oh, che... Oh, zona pendulum, mira stelle, vai, bello. No, no, evocazione pendulum. Popotamo? Vabbè, ippopotamo, dai. Male non fa. Fa una carta in più. Va bene, va bene. Qua. Ah, ma da... Pensavo da...
mi sembrava un po' strano effettivamente. Va bene, mi sembrava strano l'effettico, ma non mi ripare che stia andando bene sta cosa. Ma sì, gli aumento l'attacco, che sarà mai? Vai! Vai! 3200, yeah! Attacco diretto, ottimo. Perfetto. Ora, vediamo un po' che combina. Perché potrebbe evocare effettivamente... No. Oddio, sì, potrebbe evocare ancora. Però se l'ha attivata... 1800. Ok. Pendulo, un'altra... Oddio, un'altra volta quello. No, mi fa tornare in mano le carte. Che seccatura. Che seccatura. Ah, questa! Ti fa paura questa, allora. E... No, non posso farlo ancora. Ora sì che posso farlo. Sì, amico mio, te l'attivo. E ti rievoco proprio... Proprio una carta che non vorresti vedere, l'elefante. Ah, ma è prossimo turno? Prossimo turno gli faccio un danno che se lo ricorda finché campa. E se lo ricorda finché campa, amico mio. Sì. Torna in mano, bravo. Ho vinto. Ho vinto. Ho vinto. In teoria. A posto. Ti piace? È stata bella. Ma ho giocato malissimo. Perché ancora non so giocare pendulum, non leggo gli effetti, non lo so che problema ho. Però ho vinto. Andiamo avanti. Yuya sconfisse di nuovo Shingo e poté passare al turno successivo. Propongo una tregua fino al prossimo duello. Vabbè. Se voglio raggiungere il livello di mio padre dovrò continuare così. Recupera quelle carte pendulum e portale qui per farle analizzare. Shingo è fuori dal torneo, non gli serviranno più. Non sono regolari per caso. Passato e presente. Ah! Qualche giorno prima, quando Shay aveva incontrato Declan, dici che sei disposto ad affrontarmi, ma solo se partecipo al campionato? Che io ho erroneamente chiamato torneo, ma tant'è. Esatto. Quell'evento mi aiuterà a selezionare duellanti migliori al mondo, che segneranno la mia battaglia contro Lio Akaba. Come combattere contro tuo padre? Sì, è mio padre, è vero. Ma è anche il nostro nemico comune. E sono disposto a tutto pur di sconfiggerlo. Tra gli altri duellanti in gara, ce n'è uno che usa le fusioni più potenti che abbia mai rilevato. Sora perse. In seguito, durante il campionato della Junior Arc League, è giunto il momento del terzo super incontro di oggi. Sora perse della scuola Yu-Shou contro Shay Obsidian dell'Istituto Lio. Mi sembra impossibile che Shay duelli per l'Istituto Lio. È stato lui ad attaccare i professori di Julie e tutti quelli degli studenti e tutti gli studenti dell'istituto. Il nostro terreno, action, gira, gira, gira! Sembra che combatteremo a Neo Heartland City! Nani? Cosa ti prende, Shay? Ti senti male? Non preoccuparti per me, ma per te stesso. Sì, probabilmente lui veniva da Heartland. Gli evocatori fusioni come te non meritano pietà, quindi non ne avrò. Bene, diamo il via allo spettacolo. Non ne avrai, però ho letto non ne avrò, perché, boh, mi suonava meglio così, non lo so perché. Non è che mi piace cambiare i testi, anzi, le interpretazioni poetiche le lascio a chi le sa fare, però ho letto che non avrò pietà. In realtà la pietà si dà, quindi è giusto non ne avrai, però. Tocca a me? No, a lui. Ah, è vero. Neanche mi ricordo quello che faccio. Dunque... Quando dichiara un attacco, prende 500 di attacco. Allora. Iniziamo bene. Ok. Allora, evoco. Raid Raptor. Lanius Tributo. Sì, potrei attivare l'effetto. Va bene, vai. Mandiamo... sì, la prima, perché posso fare solo questa per ora. Mandiamo... oddio, questa... Questa. Sì. E poi, nella seconda main phase, ecco qua, attiviamo l'effetto al cimitero e ce la prendiamo uno in mano. Tutto cervello. Dunque, battle phase, perché poi dopo, se distruggiamo il mostro dell'avversario, possiamo andare in main phase 2 e attivare l'altro effetto, che mi fa prendere alzarango magico dal deck. Ah, ma sono tutte uguali alla fine. Scelgo questa, mi piace di più questa, non so perché, è bella da vedere.
L'effetto è simile, quindi non è un problema. Non posso evocare specialmente questo turno, quindi... Ah, però posso attivare gli effetti, è vero. Va bene, basta così per ora. Prossimo turno... Ah, c'ho troppe carte. Questa effettivamente. Poi ha l'effetto comunque, anche volendo. Ah, perché si alza l'attacco, sì. Ci picchia però. È un problemino questo, se ne ha un altro. Problema che posso risolvere ora. Metto Raid Raptor ritorno coperta. Ok, che abbiamo qui? Necro avvoltoio. Evoco Linus Evanescente. Dato che ho evocato questa carta, posso attivare l'effetto che mi permette di evocare un mostro di livello 4 o inferiore dalla mano. Io scelgo un altro livello 4. Dunque, fammi pensare. Perché è un po' strano. Direi di attaccare. Allora, attacco ovviamente con Linus affilato. Ok, attacco anche con Linus Evanescente. Devo un attimino capire bene i nomi. Main Phase 2, attivo l'effetto di affilato. E mi prendo... ok, questa qui. Okay, oddio, mi prenderei lui veramente. Sì. Qua, evochiamolo specialmente. Bene, così per il prossimo turno posso... Potrei già farlo. Evoco Falco Ascendente? Sì. Lo faccio. Questa. E questa. A tre ce ne vuole? Allora no, mi aspetto. Se ce ne vogliono tre mi aspetto un attimo. Perché ho visto le carte Xyz e non mi piacciono sinceramente. Guarda, la butto lì, potrei vincere senza evocare Xyz. Non lo devi dire! Evoco un altro affilato. Evoco Rad Raptor Falco Ascendente sacrificando 1, 2 e 3. So che sembra 1800, però l'effetto di affilato mi piace tantissimo. Quindi preferisco tenermela. Però questa qui non rimarrà molto tempo in campo. Perché ho intenzione di usare Alza Rango Magico. Per evocare un altro mostro più importante. Eccolo qua, Falco Fiammata. Questa è forte, ha un bel effetto come carta. In posizione ovviamente di attacco. Ora attivo l'effetto di Linus Sfocato. Lo metto in posizione di difesa magari. Qui. Ok. E Battle Phase. Allora io attaccherei con 1700 questa qui. Distrutto, va bene. Ah, che fa? Si riprende la carta in mano, va bene. Ah, però questa qui avrebbe comunque attaccato direttamente in ogni caso. Però intanto il mostro volevo capire che roba era. Comunque, stiamo andando. Ah, ah. Non ha l'effetto però. È cosa buona e giusta. Comunque sì, attivo l'effetto di Raid Raptor ritorno. E mi prendo in mano... Oh, questa non ha senso. Questa. Sì. Che è tributo. Bene. Ok. Prossimo turno ci sta le botte. Evoco tributo. Linus tributo. E attacco. Vai. Oddio, potevo attaccare quella coperta. Però mi sa che è il mostro di prima, sapete? Infatti, sì. Nulla di che. Fine del turno. Sapete cosa? Mi sa che giocare le carte Xyz non è una buona idea. Da cimitero anche. È una fusione. No. Lalla. Ullallero lalla. E mo so cavoli. Pure. E ci mancherebbe altro, certo. Vabbè. Mo so cavoli. Va bene, attivo Fascino dell'Oscurità. Pesco due carte e mando questa al cimitero. Allora. Ma Folata del Raptor coperta in difesa. Provo a fare una cosa. Evoco
Linus evanescente e attivo l'effetto di Lanius del dolore. Vabbè, prendo qua 1000 di difesa, 1000 di danno in base alla difesa del mostro. Sì, il numero più basso ti prendi il danno e posso evocare specialmente un mostro. Ora capiamo. Scelgo per forza Falco Ascendente. 1, 2 e 3. Ora, dato che l'effetto non mi è di alcuna utilità perché questa è un'evocazione per fusione e questa ha 1600 di attacco, non mi conviene attivarlo. Perderei solo un materiale. Ecco Andrelink del futuro che va in aiuto di Andrelink del passato prima che venga linciato dalla chat. Il fatto è che non avevo idea che l'evocazione per fusione fosse un'evocazione speciale e quindi non dico che mi ha fatto perdere il duello, ma forse ha influito, credo. Quindi è andata come è andata, vediamo. Però questa... Oh, questa qui invece ha l'effetto particolare. Allora, devo però stare attento a come lo uso. Qui. Attivo subito l'effetto. Scartando un materiale posso distruggere... Ma non era evocato specialmente quello? Era fusione. Vabbè, posso attaccare comunque direttamente l'avversario. E sì. E quando attacco direttamente, posso attivare l'effetto che gli distrugge una carta sul terreno. Eh? Però quella era un'evocazione per fusione, non era speciale. O sì? A meno che non viene considerata speciale, non lo so. No, un'altra volta quella no. Quella è la stessa di prima. Però insomma, ho ripulito il campo, mo non ho niente. Tranne questa. Che evoco subito, Lanius tributo. E mostriamo l'effetto, mando un Red Raptor dalla mano al cimitero. Qua, ok. Ok, chi mando però? Mando Booster Strix, non lo so. Allora, mi sembrava la scelta migliore. Attacco e distruggo questo. Bene. Main Phase 2. Ma attivo l'effetto giusto per mischiare un po' il deck alla fine, non per altro. Questa mi scelgo però ora. Allora. Fine turno. È tosterella sta lotta. C'ha dei mostri importanti l'avversario, Buono. Ok. Vabbè, è una carta continua, l'attivo. Altre carte? No, fermati. È inutile. Attacchiamo direttamente, vai. Mi manca solo un altro. Se avessi pescato un mostro anche con 1003, ci picchia. Vero peccato. Oh no. Aspetta. Sì, assolutamente. Via. Assolutamente, era per i... Ma c'era comunque! Ma allora che palle! Ma dai! Ma quello di prima mi fa... Ma peggio! Peggio! E guadagna pure 1000 d'attacco! Vabbè, attivo fascino dell'oscurità tanto a sto punto... Per forza questa devo scartare? Ma che... Vabbè, certo che proprio ho avuto un culo. Mamma mia. Vabbè. Wow, che mano stupenda. Cioè... Fosse capitato un mostro, uno. Un mostro era sufficiente, Bene, la battaglia, insomma, si è ribaltata alla fine. Alla fine il Red Raptor si è rivelato utile, ma proprio alla fine,
Vai, falco rivoluzione, brucia, incenerisci, carbonizza il nemico! Ma per così cattivo. Basta, non è così che si duella. I duelli dovrebbero rendere felici le persone, non spaventarle. Abbiamo un vincitore, non frega niente proprio, noi abbiamo un vincitore, ok. Shay avanza al prossimo turno. Non posso perdere, non contro un evocatore Xyz, è impossibile. Shay, voglio una rivincita, devi affrontarmi, non andartene. E invece se ne va. La prima volta mi ha davvero soverchiato, mentre la seconda l'ho soverchiato io. È stato facile, la seconda volta ho giocato bene, o meglio, avevo le carte migliori in mano. Non è che... seconda volta, poi terza, vabbè. La seconda volta non avevo carte mostro. Una ne ho presa e me l'ha distrutta, finito. Non avevo altre carte. Il prossimo attacco mi avrebbe fatto fuori, quindi ho deciso di abbandonarle e rifare la terza. Comunque, per questo video è tutto, io vi ringrazio per averlo seguito. Devo ancora capire bene come giocare i Pendulum, però da quello che vedo mi stanno davvero sulle scatole. Ad ogni modo, in descrizione il link per Instagram e Telegram, e se ancora non siete iscritti al canale magari fateci un pensiero, e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!